abbiamo già sofferto Se noi in qualcuno vuole live. giocare degli indie oro, ma solo quelli belli, senza captare le troiate brutte. Allora, prima di iniziare il gioco, per favore aspetta un secondo finché la camera si muove, l'audio funziona, sta suonando e si sta muovendo, okay. Quindi direi GG. Sì, l'abbiamo fatto, Feed Me Billy, comunque. Lagga, non lagga? Fammi vedere com'è. In live sembra... Io c'ho il delay, però sembra funzionare. Volevo vedere un attimo la gestione attività. Quanto è la GPU? 33%, GG. Ok. Però ti ho detto di girarti indietro e leggere le note. Vabbè. Ok. Point your cursor at any object and press A, maybe you will find a clue. Ok. Questo gioco è stato fatto da una sola persona, quindi potrebbero esserci tanti bug e glitch. Per favore, cerca di capire e goditi il gioco. È carino, però, patatino. È stato Daniel Misavondo. È stato lui. Anche il TikTok, ragazzi. Andatelo a seguire. Che poi, vabbè, sono fatti tutti da una sola persona, sti giochi, esatto. Praticamente, non è che è diverso. Però lui perlomeno ti ha avvisato. È onesto, diciamo che è onesto, dai. Esatto. Buonanotte, Pori! Notte, Pori! Il gioco dentro, se la GPU è al 100% non è grave, ma è sempre meglio evitare una protezione, soprattutto su una 3000. No, no, lo so meglio di chiunque altro che metterla al 100% non è grave. Ho sforzato la 1060 oltre ogni cosa ed è l'unico pezzo di quel PC che ha sempre funzionato bene. Però sì, non mi voglio friggere la 3080 a 10 giorni dell'acquisto, ragazzi. Magari. Magari tra 2, 3, 4 anni arriveranno già al 100% e dirò, vabbè, sti cazzi. Allora, io 783. Lo scrivo in chat il 783. Perché lo scrive, non so lo scrive. Servirà. Guardate che carina c'è, lo scrive, lo fa. L'ho fatto, l'ho fatto. Go out, non poffo, è chiuso. Oh no, il basement. Andiamo nel basement. Cosa cazzo? Cosa cazzo? No, è stato? Ho perso il jumpscare perché guardavo di là. No. E hanno fatto rumori lì e poi il jumpscare è uscito da dietro. Ma cosa fanno? Maledetti. Sembrava una bimba, però era Sachiko? Sì, esatto. Sachikina, sei tu? Sachiko, dimmi qualcosa. Va bene. È impazzita. 651. Oh, merda. Gli scrivo i commi. Ma non funzionano più i messaggi diretti con loro. Poi fammi. Sachiko, dimmi qualcosa. Sachiko, dici qualcosa. Konai, konai. Tu che ne pensi, Sachiko? Ok, tu che ne pensi, okay. Sachiko, risponde. poi poverina non ne ha idea, però risponde. Dan dan da 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 da. Come ha fatto ad aprirsi all'interno sta porta? Che è successo? Cioè, ok. Va bene. Non facciamoci domande. La chiave, la chiave. La chiave, la chiave. Usa la chiave. Oh. Cos'è? Cos'è quella roba? Non lo so, ma non lo prende. È una bilancia, che cazzo è? C'è... Vero, Saccina, mettono oggetti che poi non si possono prendere. Come si permettono? E che piange. Oh no, è ovvio psicologico. Oh no! Si è girata.
carina. Beh, cioè bello, un giocattolo perfetto per tutte le età. Ma mi trollano. Sì, Pori, che non vedo l'ora di testarlo sul PC nuovo. Sì. Ma hai starnutito tu, vero? Sì, sì, ah, okay. Sì. Altrimenti sarebbe stato troppo reale, dici? No, che mi faccia il jumpscare facendo e ciù, mi sembra strano. Il cesto senza coperchia. Allora, prendiamo out of the news calculator, up to type the code. Oh no, il codice. Ok, allora. Calculator. Allora, 783651, certo. Esatto. Devo fare più? Oppure li scrivo e basta? Prova a scriverli e basta. Right. Ok. Quindi... E beh. Stanno parlando della guerra qui. Sì, cioè tra l'altro stavo leggendo quello e dicevo cosa? Lo spengo. Ok. Proviamo a uscire, magari è successo qualcosa. Eh no. To get out from here. Ma ancora, ma basta! Signora, si deve fare un po' i cazzi suoi. Sì, ma poi è troppo illuminata, non si vede un cazzo. Sì, fa male agli occhi, è quello il jumpscare. Dai, ti voglio bene per aver citato già Judy. Chi è già Judy? È un programma americano, passami il termine, tipo forum per capirci, però la giudice è questa Judge Judy che cioè, ce n'ha una per tutti, è super, tra virgolette, cattiva, ma è divertentissimo. Oh no, fa GTA 5 RP questo, ah, scappiamo! No, scappa! Presto, presto. Sì, posso solo spegnere o fare cocci, la calcolatrice. Cocci da io. Non è che magari si è aperta una qualche porta di fuori, di sopra. Quella era la porta che ti diceva get out, no? Sì. E ovviamente non si sarà aperta quella. E invece... Ma vaffanculo. Ma c'era ancora la tipa lì in fondo al corridoio. Cioè... Ma... Va bene, dai, è appena uscito, è uscito due ore fa, magari negli anni lo aggiorno. Ma bellissimo anche l'inglese, correttissimo, tap this text to back. Ok? Tom. Ok. Cosa sto vedendo? Non... Allora... No, voglio i 2K. Niente, non c'è. Trova tutte le facce, 0 su 8. Eccola là. Ok. Lo Slender Type. Esatto. Effettivamente anche il mostro è Slender, sì. Esatto. Oh, eccone una. Cioè, 15 dovrebbero essere 8. No, me li mette in mezzo agli alberi così nel bosco, addio. Esatto.
Ah, non c'è un cazzo di punto di riferimento. Terribile. C'è solo quel campeggio di merda lì, buttato così. Sì, che speravo fosse una specie di safe o qualcosa, ma secondo me no. No, no, assolutamente no, anzi. Ma che campo visivo ha il protagonista? È un cavallo. Eccola, eccola. Sì, ma ci mette 3 ore a prenderne una, poi. Devo cliccare tutti i tasti della tastiera per prenderne una. Quattro. Vai, siamo a metà strada. Tanto sai come finisce. Se arriva a 7... Oh no, non fa neanche più Salvi. rumori. Ma Sei. Sette. ok, eccoci, Ah, arrivati al prost. punto cruciale. Sì, è sempre così. Trovi tutti gli oggetti subito, istantaneamente. E invece no. E niente. Speedrun World Record. Madonna mia. Guarda là. Eccolo, eccolo. You got opportunities. Tutto hai. Tutto hai, ultra, che hai? Ultra. Inizio. Como jugar. Tanto me lo dici in spagnolo, è come non saperlo. Te lo traduco io, lo so io lo spagnolo. Vai. Allora, salve investigatore. Investigatore soprattutto. È bello vederti di nuovo. Sappi che quello che hai fatto con questo ospedale. Aspetta. Allora. Fondamentalmente, Se ti ha vuoi c'è portato alla scritto come scoperta. Nzard qui, Allora, non è finita quello che hai fatto in quell'ospedale. Vedrai che riceverai una chiamata tra qualche giorno che chiederà di te. E perché pare che ad alcune persone sia piaciuto il tuo lavoro. Si è piaciuto il tuo lavoro così tanto, il punto lì è spezza la frase. Scusa se sembra, ma non Che capivo. Nino vai a dormire, non ti permettere. Siamo qui per colpa tua perché sei dovuto andare via prima. Allora, ad alcuni il tuo lavoro è piaciuto talmente tanto che ora vogliono che tu vada in questa officina, che può essere officina o industria comunque. Però non è quello che credi. Vedrai in questa officina furono chiuse già da vari mesi, che queste officine sono state chiuse già da parecchi mesi. Insomma, devi andare lì, cercare prove e vedere se puoi aiutare questa gente. È scritto buscar 10 libros. Sì, devi cercare 10 libri che contengono le prove sufficienti per poter arrivare da poter dare all'esperto. Conto su di te, amico. Cargando. Tra l'altro era uno spagnolo anche un po' sgrammaticato, quindi non credo sia spagnolo spagnolo, ma spagnolo di, cioè spagnolo della Spagna, ma spagnolo di qualche altra parte Ho del mondo. trovato un libros. Guarda L'ho visto il Liros. che mappa molto ispirata. Queste pareti di legno sono così sexy, liquidino. Appunto.
Niente, un labirinto fatto così di muri a cazzo, e un mostro che ci sarà e ci cercherà e ti vorrà uccidere. Un libros. Dos libros. Non ballare sui passi. Palle quando c'è da trovare oggetti, tanto sappiamo come finisce. Esattamente. Come la foresta delle facce. Un'occasione più unica che rara, quella. Vieni, vieni, Sacina, vieni, vieni. Però stai attenta a non perderti, che è un brutto posto questo. Ma va, spacca tutto e passa. Sì, hai ragione, anche se di legno. Manco a dire lo trapassa, no, no. Anche se No, no. potesse farlo, spaccherebbe tutto Esatto. comunque. Cincos libros. Oh no! Oh! Mi ha ucciso? Quello era game over? Mi sa, non si è capito, ma mi sa di sì. Detto Che vita di che merda. Zio Fester. Che bello che zio Fester. Basta farò le emoticon a tema zio Fester. Fanculo saci quel saci. Cazzo sì. Però no, fanculo saci quei saci, non si dice. Va bene. Ma questo sarebbe un ospedale. No, questa dovrebbe essere tipo un'officina, un'industria di qualche tipo che è stata chiusa da qualche mese. Vedi l'olio di motori ovunque. Sì, senza mobili, senza niente, cioè non un attrezzo, non un macchinario, no, 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 niente. si sono portati via tutti, non hanno lasciato nulla a chi doveva acquistarlo dopo di loro. Senza lasciare alcuna traccia. Senza finestre e porte, senza musica, senza suoni ambientali. No, i passi. Solo le scarpe col tacco del nostro detective. Era lì, l'ho visto. Sì. Nino. Ma sarà l'ex proprietario che è rimasto bloccato qua e non riesce più ad uscire da allora? Si perde nel suo stesso È stabile. da anni che gira, poverino. Seis libros. Dai, l'uscita di là, ce l'hai quasi fatta. Iko. Iko, Icco, dai, daijoubu. Jobu. Saikyoku wa. Siamo quasi a 9, Sì, lo siamo. Siamo a 8. eh? Aia. Aia. 9. Ed è finito. Oh no. Eccolo, oddio. Davvero? L'ho perso. Non ha trapassato il muro. Ma aspettavo che trapassasse il muro.
Allora dai, un minimo di impegno nel farlo l'ha fatto. Dai. Un minimo. Non ha messo i mobili, però perlomeno il tizio non trapassa i muri. Sì, sì, tanta roba in realtà. La maledizione è iniziata. Esatto. Però shh, non dire niente. Troppo tardi. Oh no! Classica azienda fittizia per ottenere contributi e agevolazioni fiscali. E la Madonna, quanto ci state vedendo in questo gioco. È boffino, eh. Lo so, lo so. Lui ha capito. Niente, oggi non sono io, ragazzi. Sta streamando un'altra persona. Oh no! Sei poffedufo! Refi. Quindi? Non riesco a trovare l'uscita. Ah, ok, cioè ci sarà un'uscita, quindi supponiamo. Immagino sia l'entrata, dai, mi ha detto di pigliare gli oggetti e andare via. 10 libri per studiare falegnameria. Che sì, ma il mostro sta solo in quella zona, l'ha programmato per star solo di là. Vedi, è sempre lì. Eh sì, per quello ho cercato un libro lì. Cargando. Oh, ok. È lui, è arrivato. È così lo schermo, ragazzi. È sfocato. È una bella giornata per pescare. No, per andare a pescare. Ok. Una guida. Un oggetto normale. Esatto. Normal item non interagibile. Fantastico. Sì, vabbè, tutorial, dai, ho capito come funziona, tranquilli. Iniziamo a pescare, vai! Va bene. Oh, guarda, lì c'era. Ah, c'è l'acqua che fa cose. Magari se ci tiri lì l'esca succede qualcosa. Dici, c'è il peffi, eh? Magari. Guarda. Tiro. Lo prevo. Un peffi. Ruffo. Dove cazzo l'ha messo, però? È sparito! What the... Questo è verde! Il peffi è verde? Un sacco di peffi colorati! Vado qui dentro! L'ha mangiato così! La grotta. La grocca. Che peffi ci sono nella grotta? È un tonno pinne gialle questo. Ho preso il tonno per stasera. Non morde mai durante il giorno. Chi? Ecco.
Il pesce catifo. Guarda, guarda, c'è un pescatore come me. Facciamo l'autoscontro. È un po' morto. Cioè, no, No, ah no. sorride in modo. Pesca lui. Oggi è la notte, lo posso sentire. Salve signore dal sorriso inquietante. Ma io volevo pescare ancora. Ma Salve signore con la faccia da culo, nel vero senso della parola. la prossima baracca? È affondata, guarda. Ah no, Oh no, no! è vuota. È vuota! Sachiko Sto vede solo. soffrendo! Lui pesca la notte. Oh cazzo! Guatta. Ho Prendi il baule! trovato un libro. Salvato? Quindi c'è un tizio che si sente cacciato da qualcuno e sta lasciando queste casse con le note in giro per fare in modo che qualcuno capisca cosa sta succedendo. E c'è qualcosa di fondamentale che va trovato vicino alle rocce spuntonose, Che che immagino credo siano sia. queste. Ognuno C'è un altro e lui peccatore. liquidino. Oh, è cattivo! Oh no, Un senti i brivido ti brividi. corre lungo la schiena. La Madonna, devo stare attento al pescatore malvagio. Sì. Cosa pesco se provo a pescare ora? Proviamo. E io non La pesco più, morte. eh! E io non pesco più! Da Che fine stiano lì nel loro. domani sono carne bianca! Beware, you chickens. È lì il pescatore malvagio! Dove cazzo sarà la cosa essenziale per scappare da questo posto? Oh no, sta Perché lui. arrivando! Cori! Anzi, rema. Presto! No, non è a remi. C'è il motore, c'è il motore! Abbiamo fatto il giro, siamo spuntati di là, vedi, erano le stesse. Oh no. Adesso anche la torcia, quel maledetto. È salito da sott'acqua, hai visto? È Ma pazzo. è paxissimo. Era sommerso ed è venuto fuori. Alla Lufe. No, no, l'isoletta. Ok. Ma! Salve. Se vado nella grottina. Oh, proviamo. Magari lì non ci vede.
Guarda, c'è un Peffi lì. Peffi? L'unico probabilmente rimasto. Provo a prenderlo. Guardalo che si avvicina. Se ne sbatte benissimo il e cazzo. Ignora, completamente l'esca. Che è quello che succede di base se vai a pescare. Niente. Boh. Non c'è la pozzina. E fi, quindi non ha bocca. Niente, dobbiamo tornare lì dove delle rocce appuntite. Fi. Vannina, aiuto! C'è un pescatore cattivo! Vannina si uccide, è cattivo. Sì, dove c'è. Ci sono le bollicine. L'increspatura, sì. Forse vuole che pesco qui. Ma abbiamo pescato la palla cattiva. Ma non eravamo qui sulle montagnine. Vabbè, ok, in effetti. Ah! Attento! Secondo me dobbiamo continuare a provare. Finché non peschiamo qualcosa di utile. Vai via. Sì, ho capito, ma c'è il sesto senso quello lì. Pesce. Via, via! Troppo lento. Mi ha visto! Mi ha visto! E niente. Mi pesca. Non capisco, perché teoricamente gli indizi dovrebbero essere dentro le chest. Sì. Credo sia morto prima. Perché dice, se sopravvivo dopo questa nota, lì ci sarà un'altra chest. Ma la chest non c'è. Se è come il primo livello, tra virgolette, devo pescare tre pesci di nuovo. Ok. A course the un componente maledetto. È la cesta. Prendilo, prendilo. Pagina 2. Posso leggerla qui, sì? Non c'è? Sì, non sembra esserci per ora. E ninni. Una valvola. Una maniglia. Avanti dove? Allora, un isolotto triangolare.
Shinjaio. No, però Shinjaio no, dai. No, dai. Dai, Shinjaio. Come? In che senso, Vannina? È l'entità. Oddio. Ci vuole fare del male, non lo facevo così cattivo, sembra una persona così a modino. Pesce, pesce. Oh, questo è nuovo. Pesce, pesce. Ah! Ah! Chiamo via! Non mi vede, non mi vede. No, si blocca! No! 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 Presto, presto, prova a pescare al volo. No, 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 cambiati idea. No, 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 no. E adesso rimane qui a rompere i coglioni. Ma è passato attraverso. Preso, l'ho preso. Presto, 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 presto. Niente. E vabbè, ma che ne sapeva? Ah! No, è andato giù! E si è spuntato lì? Adesso dai, guarda quella lì, penso sia l'isoletta triangolare, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. E fì, perché ci sono le buone fine, vuol dire che il posto è quello. E fì. No, no! Ma come cazzo c'è arrivato lì? È il pesciolino. E fì. Provo. Ah! Che gioia! No! 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 Che palle. No. Dove cazzo è la cesta? Non lo so, ho pescato tanta roba qua in confronto a prima, ma niente. Esatto. E dai. Niente. Scusa, ma il raggio di... Ah, ok, pensavo che attraversasse l'isolotto e dicevo, sì, sta minchia. No. Però il suo perché, sì, la, come l'impostazione è carina, cioè l'idea, sei in un isolotto satanico e stai pescando pesce con un tipo che ti vuole uccidere. Perlomeno è originale. E anche i pesci ti vogliono uccidere. Poi che la grafica fa cacare, ok, che il gioco sembra essere tedioso a quanto pare, sì. Però la curiosità c'è. Esatto.
Non esce il mostro stronzo? No. Ok. Pessolino. Che la bolla sia diversa. Forse questa è più grande qui. Magari. Effi? Un mulinello questo, credo. No, proprio adesso doveva venire a rompere i coglioni. Prendi la cesta, magari ci ruba la cesta, liquidino. No, e vabbè, e dopo. Stronfo e stronfo. Fimoci. No, no, sarebbe programmato troppo bene poi. Già, hai ragione. No, ora si gira verso di me. Sì. Lo fa sempre, quando fa così è stronzo. Brutto. Lo vedi che si blocca e dice, vabbè, passerà dritto, cioè non ha quattro direzioni, non prenderà quella dove ci sono io, invece lo fa sempre. E invece sì, è certo. Dai, sprofonda, levati dalle balle. È andato. No, dall'altra parte. Sta attraversando l'isoletta. Guarda che stronzo di merda. Via, via. The shallow water è l'acqua poco profonda, perché shallow sarebbe la superficie. In the smaller clustered islands. Ok. Che penso siano queste. Mi sa di sì, ci sono le bollicine. Sì. Cerchiamo la bolla più grande. Ma è pazzo! Ma questo è matto in culo! Ma c'è il muro invisibile qui, no? Oh no! Diglielo, Vannina. Quella sembra grande. No. Pesolino verde. Era un pesce grande. Ti devi fare i cazzi tuoi, coso. No. Dom, dom, dom. Questa è grandina. E paura. No, sono girato male, mi prende. Ah, è andato dritto, che scemo. È Jeff the Fisher. Sei furiosa, Vannina. Quella lì. No, è vicino. Ma vai a cagare. Altro pesciolino. Quindi erano due sopra queste? Sì. Eccolo, eccolo. Bene. La finfo che c'è quel... è la canna, ok. Hai trovato il mulinello, la maniglia per il mulinello e la canna. Però c'è lui. Sì. Quel brutto cagone.
sicuro? Ok. Fallen star, una stella caduta. Allora dice, dobbiamo andare sotto il faccione. Sì, dice che ha provato a far abboccare il mostro, ma non gliela, non l'ha cagato. Però parla di stelle cadenti. Tra l'altro te li fa combinare i componenti o... Defo provo. Ok, okay. Sì. Sei tu il mostro? Peffiolino. Non ci caga. Manca ancora qualcosa. Eccola, eccola. E dobbiamo pescare la stella cadente. E fi. E io la prenderò. Ah! No, forse soltanto come indicazione, bisogna pescare qui attorno. Sì. Avrebbe fatto molto molto ridere se avessi dovuto effettivamente pescare una stella. E fi. Quella è grande. Maledetto tonno. Topine gialle. Guarda, quella lì è anche grandissima. Eccolo, eccolo. Sì. Ah, ci mancava l'esca maledetta. È l'esca, è l'esca. Compina tutto. Ma avevamo una mappa, no? Lol. Però non ha aggiunto note perché lui non l'ha mai trovata l'esca. No. Ma era la più facile da trovare, era stupido. Sì, magari era anche un po' spaventato, poverino. Che ecco, ecco, guarda, guarda. Il pesce. È lui il mostro. Lo prenderemo. Come può essere un è mostro? Lui la maledizione. È lui. Ma è diventato gigante. Senti un colpetto amichevole sulla tua casa. No. E finisce così? No. Basta, siamo riusciti a sfuggire. Ci ha fatto uscire da quel loop di merda e stronzi in barca. Sì. Va bene. Dichiarazioni forti di Vannina. E niente. Nolannino sarebbe felicissimo di questa grafica. No, oddio. No, in effetti no. Cioè sì, cioè no, ma nel senso sì. No, lui in realtà quelli fatti in stile PS1 gli piacciono, ma questo non è fatto stile PS1, è finto PS1. Cioè, si vede che è un gioco con un texto normale, ma risoluzioni bassissime per fargli stronzi. Va bene, mi ha mandato una mail.
Gli stanno controllando il telefono, liquidino. Oh no. C'è il murder. Oh no, in the basement. No. Donna, tra l'altro, si chiama il tipo. Donna. Andiamo. Gingels. Ma che andiamo a Gingels. È l'uomo legno. Buona ciambella. Adesso ho fame. Hello. Hello. Ah, ma è buio. Ok, è là dentro. Cazzo, ma mettimi almeno una micro luce, giusto per farmi capire sì, che ha caricato. Cioè... mostro. Ameremo la velocità di questo personaggio. Non ne avevo dubbi. Ciao Manti. È proprio Manti. Goti. C'è la carta igienica, Shizukina sarebbe felicissima. Quella è la doccia? Credo di sì. È murata, però. È decisamente la doccia. Sì, sì, ok. Di nuovo, maledizione. Perché spegne la torcia, sto cretino? Il diario di Jonathan. Oh no, Jonathan scritto in quel modo lì, però. Esatto. E anche Diary in realtà è scritto in maniera strana. C'è un uomo alto con qualcosa che gli esce dalla testa. Sì, dalla testa, va bene. Le radici sono le radici perché è l'uomo legno. E fi? È l'uomo legno. No, no, assassina, no. C'è il mostaro, Vannina, il mostaro. Ma avrà davvero il codino? È
Era un caffetto magico. Che cazzo era quella roba? Era l'uomo legno. L'UFO. Ma è strano. Mi hanno detto farsi la doccia, così cresci. Che carino. No, era aperto anche prima. Sì. E allora faccio schifo. Ma smettila. Boh, provo a tornare giù. Magari ci si è aperto qualcosa di nuovo. Oh no. Calma. Ci rompe la casa. Tutti fermi, calmi e in fila indiana. Ha rotto la lampada e lanciato i cuscini. No, dai, cuscini no. Non si fa. What the hell? Quella è sembra una bara rettangolare. Dobbiamo andare via presto. Andiamo sì. Via. The door is locked. Shit. Maybe I can go out the back. Va bene. Oh no. È l'uomo albero. Qualcosa di strano che esce dalla sua testa. Che cazzo? Lol. Non ho capito. Il basement. Oh no. È lui, è il basement. Il basement. E niente, mi ha trollato ancora, dannazione. Yes. Oh no, è un disegno della vittima. Devo tenerlo per darlo a Donna. È esplosa una bambina. Oh no. Sì, è esplosa Sachiko. Ha fatto boom. Povera Sachikina. Ora c'è da raccogliere i pezzi. Adesso andiamo in macchina. End. Sì, esatto. PNG col fondo. Scusami, JPEG col fondo nero. Ma sicuro di voler tornare qui? Sembra che quella strana cosa non sia più qui. Però la torcia non me la accendi mai da solo, stronzo. Mi fa ogni volta tutto buio. Io penso sia un caricamento. Rimango fermo come uno scemo ad aspettare. Invece è semplicemente lui che sta al buio con la torcia spenta. Comunque devo dire che l'uomo legno è un maleducato, perché ci ha distrutto casa, lanciato in giro. Non si fa quando entri a casa di gente che non conosci. Guarda, l'entrata è aperta. Che cosa? Stiamo andando via. Sì. Guarda Vannino, andiamo via. Salve. Ding. Mi dispiace, Iruma, stavolta non hai fatto il miracolo. No, purtroppo no. Not today. Eccolo. Ma no, ma come? 3 giga e poi sto il menu? Già. Va bene. Metti risoluzione massima, all'amor di Dio. Metti 2K, V-Sync. Full screen c'è già.
Epic, epic, epic. FPS, no. Ok. Oh. Ok. What the hell is going on? Where am I? No flashlight in equipment. Capitolo 1, doing time. Baka. È una quote della una citazione della Bibbia. But evil men and impostors will proceed from bad to worse, deceiving and being deceived. Timothy 3:13. Va bene. Posso picchiare le cose. A me serve un po' di luce. O no, è uno di quelli con il diario. Ma guarda che ti dai comandi. Ma ne abbiamo davvero bisogno? Oddio, weapon addirittura. Magari hai una torcia che non sai di avere. No, 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 l'ho premuto, mi ha detto you not have a torch. E quello? Oh, la fendino. Don't forget, some things cannot be forgotten. I will remember. Shadows everywhere, stalking. I must hurry. My name is Joe. I live in and at. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must get out. Focus. Focus. My name is. I am John. Ok. Sì, ma con quale recitazione? Locked. Posso picchiare le cose, vedi, guarda, pa. Le pilloline, liquidino, ci sono le pilloline. Le pilloline. Pa. Pa. Una foto. Ok. È una famigliona. Sì. Con le bimbe. Sono saci e sacico. Oh no, l'accendino si consuma. Però io devo uscire da qui prima che si consumi, presto! No, no, don't panic. Is that my blood? What happened to me? Il glow stick. Oh, il glow stick. Qual è il tasto per il glow stick? Il 2. Che cazzo sarà la chiave? Ma ci sarà una chiave? Eccola! Vabbè! L'armadietto. Oh no, non le usa in automatico, è la fine. Sì, prendila. Ci fossero altri cassetti, direi. Okay. Ah, ok. Cos'è quella? Non capisco, ma non lo piglio.
Vai. L'ho fatta. Fii. Siamo fiti. Sì, ma anche il glow stick si consuma. Che vita di stenti. Sì, ma punta tutto quello che vede. Sono uscito, ho fatto 5 passi a sinistra, poi a destra, poi c'era una porta chiusa. Ah! What's that? What's that? Sentita proprio la recitazione. Sì, sì. Cioè il pathos è palpabile. Maledetto. Lo picchio, guarda la pippa. La mia gatta mi ha appena dato un calcio, grazie. No, no, ti picchia anche lei. Sta premendo, esatto. Sta premendo col mouse. Pa, 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 pa. Eccolo, carata di... I poi... I need to move the boxes out of the way. E usa le manine, caro. Infatti, levale, che cazzo vuoi da me? What's in here? Ah, ok, le prende, meno male. Ok. Why is the box so heavy? No, non chiedere. Non chiedertelo, cioè... lo picchio, pa, pa, pa. Pa, pa. È caduto. Forbicine. I don't need them, va bene. Questo lo dici tu. No, basta, io non leggo più qua. Esatto. Mi dispiace. Fanculo la Bibbia. Eh? La chiave, la chiave. La chiave, la chiave. Oh no. Va bene. Pensa di essere quella signora lì. Effi. La demenza. E mo? La chiave? Ho una chiave, sì. Door has been unlocked. Hello? Hello? Lo picchio, lo picchio. Pa, pa. Pa, 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 pa. Cos'è sta roba? Pa, pa. Ah, è quello per... Sì, ho capito. Pin bottom. Can anyone help me, please? Ti risponderanno sicuramente in 15, caro. E fi. Ho l'impressione vai, di averla... Vai, pedino. Bagni, bagni. Ah! Puttana troia. Come? Sacico, non dire queste parole, cattiva. Un altro glow stick. Di qui non abbiamo trovato un oggetto in un bagno. Oh no, è carico. Glow stick tutto. Ah, ma ci avevamo anche. Fì, però. Però glow stick adesso ne abbiamo due. Sì, sì, sì. Poi vedi glow stick G perché mi fa vedere gli oggetti. Che magari era meglio dito. Non vedere. Sì. All the document. Guarda, guarda. Yeah. Guarda la chiave la dov'era. Chiave. Nella quetta. Non me la fa prendere. Ma... Bisogna spegnere prima. Sì. Ok. Forbicina, forbicina. No, no, non quello.
documento, il documento. Una nota è triste. Non importa cosa accada, alcuni ricordi non possono mai essere rimpiazzati. Riposa in pace, Javier Uzavala. La smetti di mettere l'accendino e sto detto di mettere il glow stick, maledetto. Madonna, se lo meno adesso. Questa mappa mi ricorda quella di Underlock. Ed è una cosa positiva o negativa? Negativa perché vuol dire che è un asset riciclato. Però è strano perché è su Unity Underlock e questo è Unreal Engine. Quanto ci piacciono i glow stick. Un altro grimaldello. Vedi qua. La storia dell'Asha Zylo. Davvero, era una casa di famiglia prima. Che bello, insomma, bello. Poi la casa dei poveri. E poi il manicomio. Yeah, c'è anche il... C'è anche l'obitorio. C'è anche l'obitorio. Use to save game progress. Oh, reminds me of something. Ah. Salve signorina, okay. Potrebbe anche palesarsi con un po' più di calma. Questo gioco mi sa che sarà lungo e cattivo. Mm. Però forse abbiamo il gioco della serata. Speriamo. Celenina, la devi smettere di vincere tu, basta. Scufa, allora la prossima volta faccio scopofobia. Va bene. O quello con le scritte in giapponese con scritto che devi incontrare il tuo sugar daddy. Oh no, lo sugar daddy. Era la chiave per questa porta. Oh. È proprio il robo di Underlock comunque. Fantastico. Vabbè. Oh no, abuso di alcol. Oh no, è pazzo. Non l'avrei mai detto che in un manicomio avremmo trovato... dentro un manicomio ci sono i pazzi. Ma come è possibile? The Trusted? No, basta. Basta. Lab key. Oh. Comunque è indecente come sia pieno di forbici e quest'uomo non ne prenda una. C'è la sacichina. Sì, l'ho vista. Who is the little girl I keep seeing? And why doesn't she talk to you? Ci sono tanti motivi per cui non vuole parlare con te, cazzo. Sembra che dormi. Oh no, ha scritto nel diario. Ho visto un segaossa, era molto affilato. Era sopra una panchina, molto ben decorata, in legno massiccio. Ok. Si appunta tutto quello che vede. Sì. Anche meno, amico. Oh no, un altro lockpick. Un altro paziente. Questo piccino. Ah, è una piccina. È la bimba. È Sachiko. Orfana. No, le piace giocare con le bambole. E le piace anche crearle. Oddio. La voglio. Oddio. Le batterie ci sono anche. Cazzo, vediamo quanto illumina. Ah, sì. Dio mio, che bello. Ah. No, però non così esplicitamente. Devi trattenerti. Va bene, scusa.
Mazuwa. No, Sacina. Yeah, usa il grimaldello. Ecco. Con quanta cattiva. La chiave. I better grab it. I doppiaggi sono sempre più emozionanti, devo dire. No, non leggo più ste robe, basta. Cosa cazzo è? Ma... c'è ancora l'accendino, quel maledetto te l'ha cambiato. Ah? È apparso un cadavere. E fi. Va bene. Ci sono le pampine, sì. Ah, la candela. Nice. Ho trovato un'altra porta. Ah, no, ma è aperta. Ma allora che cazzo ha puntato? Ho acceso una candela e poi ho camminato verso est di 5 passi. Alla mia sinistra c'era una porta. Un martello. Lo prendo. Oh. Ah, per le travi giù, le travi giù. La prima arma che raccoglie. Rovinus Gendra, bla bla bla. Sì, vabbè, dai, povere ste persone, su, capito. Sì, ma poi sto tizio poveretto è cieco, sordo. È cieco, sì. Lui. Povero stronzo. Candela. E questa era quella della bimba. Ma mi ha chiuso. Ma vaffan... siamo entrati da qui. Esatto. The drawer key. Quindi è di un cassetto la chiave. Oddio, ma... quale cassetto adesso? Basta! Ok, qui non sembrano esserci altri cassetti. Cassettini. E nemmeno qui. E quindi? Quindi ci attacchiamo come al solito. No. No, non si dice. The lockpick doesn't fit. The drawer key doesn't fit, grazie al cazzo. Però io come la apro? Dato che non ci sono cassetti da aprire. Candela. Ah, dovevo accendere tutte le candele, davvero? Che cosa drogata. Ma con quale logica? Esatto. Ok, abbiamo capito che i glow stick sono troppo utili, è meglio se si scarica l'accendino, guarda. Sì. La troca. Oh mio Dio, un ascensore. C'è corrente. Ma arriverà davvero? Non ne sono così convinta. Vabbè, io intanto vado giù e quando arrivi mi chiami. Porca troia. Va bene. È cattivello, però dai, ci sta. Eccolo. Oh, spacca le travi col. What the? Bello, sicuro. Andiamo. Porterà sicuramente a destinazione. Dammeli, Vannina. Ma sì. No, non è portato da nessuna parte, mi hai mentito. Ma guarda. Andiamo giù. Giù.
Dove fiamo? Il morgue. È lui, è lui. Lovestick, presto, troviamo tutto. Quanto sì. Cazzo è scritto? No, non lo so, io non leggo. Yeah, vediamo dove si fanno i cadaverini. Cadaverini. Ma quel disegno l'avevamo visto prima, no? C'era un disegno? Sì, dietro uno dei fogli che avevi c'era un disegno fatto tipo da una bambina. Aia. Mm. Ok. C'è niente. Siamo stati trollati. E fi. La chiave del cassetto, magari questo cassetto. E la Madonna, ma stava da tutt'altra parte, penso se non la trovavo. Guarda, una chiave ancora più grande. Una chiave. Main entrance. Non è che c'è scritto qui il codice? 48 anni, vedo troppi numeri, non va bene. No, e sono comunque solo due alla volta. Questa cosa non mi piace. Non lo so. E boh. Non capisco. È che non c'è, non sembra esserci nient'altro di utile. No. Tu che ne pensi, Saci? Va bene. Ma neanch'io sono d'accordo, ti dirò, È un cosa? Tu non farti domande. Va bene. Dov'è la main entrance? A sapere. Guardala. Lei? Effi. Ma! Ah. Abbastanza, Sacino. Oh no. Oh no, siamo noi il cadavere. Ci ha riportati qui quel bastardo. Ah! No, picca. Ok. Chiave. Prova a vedere quella nota lì. È quella di prima. Andiamo a tutti. E Jennifer è andata crazy. No. Mi ha truccato. Mi sento un po' vannina adesso. C'è scritto qualcosa, non si capisce, una fava. C'è scritto vai via, tu non appartieni a questo posto, fai cacare. Ok. Un document.
ma è tutto focato. Come possiamo capire cose se non vediamo? Oh no, doesn't fit. Che chiave è? Te lo dice? Quale? Quella che ho io? Sì. Il freezer qualcosa. Ok. Body storage freezer key. Ok, quindi dovrebbe per forza sì. essere una quest. Ho avuto un déjà vu. Cioè, un déjà vu vero. A me sembra di averla già fatta sta cosa. Ah, okay. Che c'era una cella che non si apriva. Io cercavo di aprirla con una chiave che doveva funzionare, ma non funzionava. Fantastico. Sono stato déjà vuato. Oh, guarda, magari è questa. Ecco, ecco. È un piede. Che gioia. Tutto questo per farmi trovare un piede, gioco? E io che ci faccio col piedino? Ne ho già due. Diventi un tripode. Va bene. Lì c'è qualcosa, vedi? Sembra una valvola. Aiuto! I grimaldelli ovviamente non funzionano sulle celle, vero? No. La porta era chiusa. No, questo Groupstick sta morendo. No! Abbiamo voluto pene, Glowstick. Addio. E abbiamo altri tre. Glowstick, tiraci fuori da qui. Trovaci la chiave, presto. Salvaci, Glowstick. Presto, presto, la chiave, la chiave. Dove cavolo sarà? Professore, non capisco. Dove siamo? Che posto è questo? Un posto cattivo, liquidino è tanto cattivo. Get out while you can, please. You don't have to run. E invece corro. Poi magari ho letto male. Vannina, fai qualcosa, siamo bloccati, presto. Ma l'avevo fatto prima, ma ha detto di no. È cattivo. Ma mi prende per il culo. Che cos'è che fa? Sono ancora più confuso di prima. Eh già. Ah, ha aperto l'ascensore. In qualche modo la valvola ha sbloccato l'ascensore. Va benissimo. Via. Mi ridai il mio fuoco, per cortesia. Niente. I feel sick.
Pa la 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 la. No, ha scritto di nuovo. Perché gli guarda sempre il pacco a qualsiasi cosa appare, cazzo? Sempre quella visuale lì, gli guarda il cazzo lui. È uno schifofo. È un pervertito. E io non vedo un cazzo. Le candele. Ho paura che stavolta bisogna accenderne solo alcune. Dici? Sono tutte di un colore diverso. Io voglio picchiare gli oggetti. Giusto. I need to unlock it first. Ma dovrà davvero sbloccarla prima? Oh no, ha scritto due cose sul diario. Ho provato la porta di destra ed era chiusa. Poi ho provato quella a sinistra ed era chiusa. C'è Gesù in miniatura che mi... che mi indica? Cos'è? La candela viola? Fucsia, sì. Locked. Ma anche se non lo fosse, non è che ci passi da qui. Già. Stupido. Dobbiamo trovarne tutte, allora dai. Salva. Oh, un'altra chiave. La chiave, la cabinet key. Ok, che quindi va di là. E fin. Cattivo. Shinaide. Bravo questo qua. Ho due chiavi. Me ne ha droppate due per sbaglio, niente. Ok. Va bene. Ah, perché sono una due a una per alta. Non si sente un cazzo. Esattamente, a parte il rumore statico. E uno che ride. Che maleducato liquidino. Basta però, perdo le diottrie. Rivoglio la mia risoluzione, cazzo. Ho comprato un monitor da 300 euro. Voglio vedere il 2K, bastardi. Mi tolgono il fuoco loro, guardali. Sta roba cos'è? Non lo so, però la picchia. Però il fatto è che te lo illuminava di verde. Non lo so, non capisco. Nulla. Prova a usarci un grimaldello. Non ne ho più. Ah, shit. Non so perché me ne hanno dati due prima e non servivano. Sta morendo anche sto stick. Cazzo. Non vedo gli oggettini così. Locked. Chi lo dice con una cattiveria inaudita, senza motivo. Devo tirare fuori tutta la lingua.
Ma questa perché non l'ha accesa? Una batteria per la torcia. Aspetta, la painkiller. Ah no, sono io. Ah, oh, grazie. Sacico. Grazie. Oddio, sì. Ancora l'act. Salva, presto. Si arrivano tutte le candeline. E sì. Cizuita. How did I end up back in this room? It looks different. Where did all these pictures come from? I must be dreaming. Wake up. Wake up. Cosa sto sentendo? Ma siamo sempre a capitolo 1 poi. Ma quanto cazzo dura sto robo? Sì, cioè... Ah, capitolo 2. Dovevi chiamarlo. Ho l'impressione che sarà lunga. Mi sa che non ce la facciamo in sta live. Già, ho il terrore di sì. Però per adesso comunque sta facendo il bravo. Abbastanza, dai. Sicuramente è stato il migliore della serata. Ah, però è stata abbastanza magra come serata. Sì. Come perspicace il nostro protagonista. Che carina, disegnava i cannolini. Disegna i furri, guarda, guarda. No, sì, ho visto. Sono fuori, non è colpa mia. Lei fa lui. C'è un volume che è strabasso sui suoi commenti. E in più c'è anche un tono di merda. Non si capisce un cazzo. Non fare il doppiaggio, fai meglio, guarda. Sì, cioè... metti le opzioni per togliere il volume, dov'è? Non esiste. Sì. Oh no. Allora... ci sarà sicuramente... aspetta così. Forse c'è una chiave dietro uno dei disegni. Il glowstick ce lo dirà. Non ce lo sta dicendo. What? Oh no. Già. Che ha detto stavolta? Stavolta voglio leggere. Aprilo. Aprilo. Perché non lo apre il diario? Ma... ugh. Bellissimo, vado a fare una pipì veloce. Bene.
What am I looking at? What a great drawing. Ti è aperto. No, che mi togli vita e poi non vedo un cazzo. Niente. Che vita di merda, però. Non è Kimochi, Gesù. Carina. Era per il glow stick col cazzo che le vedevo ste robe, poi con sta vista annebbiata della minchia. Rieccomi. È tornata Gelenina, voi dicevate no che mi aveva abbandonato, non sarebbe più tornata. No, non lo farei mai. Loro sono malvagi, lo dicono. Malvagissimi. E buonanotte Iruma che va a dormire. Notte Iruma. Non trovo niente per aprirlo. Neanche con GN, no. Ma davvero ha sbloccato la porta? Ma... ma vaffanculo. Sono veramente dei culoni però, eh. Sì. Sembra proprio gigantesco. Non riescono a camminare. Where did the torches come from? They weren't there before. I must need to do something with them. Sì, hai l'accendino, su. Sì. Non fa 8000 storie. Esatto. Guarda, si vedono ancora i disegni. Sì. Oh, una bambola. Che cazzo. L'ho presa. Ah beh, certo. E fie, non può servire. Mica come quelle stupide forbici inutili. Esatto. Ho preso una chiave anche se il cesso è chiuso. Sono un pochino confuso. Non è che magari era appoggiata sulla la tavoletta. Dici? Sì, comunque spero. Mi hanno fatto un jumpscare, mi hanno ferito e sono tornato di nuovo con la vista di merda. Oh no. Old document. What? Chiaro. What? Oh no, la cameroid. Che cos'è una cameroid? Aspetta, eccola. Oh! Ah! Sì, ma... vabbè, non si vede un cazzo. Che gioia. Glow stick presto. Il paper pack. Oh, è sì per la Polaroid. Shinjayo. No, Shinjayo. Cattiva. Esatto, dai.
How is this possible? Possible. Aia, dai che non vedo più di merda ancora di più. Dai, guarda che... E intanto scrive questo. Ma che cazzo scrivi? Ho trovato tre panchine che si ingroppavano. Sexy da. E sono rimasto bloccato qui. Mi venne un dubbio ad allora, ora che ci ripenso. Avrei dovuto unirmi a loro. Ebbene sì. Me ne pento ogni giorno della mia vita. Questo scrive nel diario, sto drogato, lo fa. E sì, lo fa, perché è proprio un drogato. È un drogato. E io non vedo un cazzo perché sto giocando con un drogato. Allora, abbiamo trovato qualche oggetto. Ah sì. Quella meraviglia. A key to a locked door must be the key to ward our room 2. Ok. Ok. È la stanza qua, quindi questa. E dai, dai. No, perché? No, perché? Che ho fatto? Non ho detto niente io. Picchio, picchio, picchio. Ha aggiornato il diario. Qualcuno mi sta dicendo di morire. Credo che lo farò. In seguito ho picchiato un contenitore di pillole. È stato soddisfacente. E mi hanno aiutato ad allontanare il dolore. E no. E no, locked. Allora, sappiamo che si chiama Emily la bambina adesso, se ti può interessare. Gli do la bambola, poi la smette di picchiarmi? Magari. E quei punti rossi e blu? Che cazzo saranno? Riflessi di prepuzzi. Ah, ok. Sì, non so dove la sta vedendo la luce rossa, ma è un riflesso, credo. Va bene così. Non mi farò altre domande. È blu però. È per quello ti dicevo. Ah, c'è un letto sul soffitto? Sì, ma manco lo sviluppatore se ne sarà accorto. No? Lo stavo montando, ha detto, oh cazzo, ma mi è sparito l'asset. Esatto, gli è partito in alto e è rimasto lì. E chi è il pazzo che si mette a guardare il soffitto in sti giochi, dai? Non si vede una fava, non si vede una non fava. Non si vede una fava. Andiamo con la torcina. Ancora questo coso, cioè, è ancora lì, dobbiamo ancora aprirlo, ma non ce la faremo mai. Siamo sicuri di non aver cure nell'inventario? No. No, mi hanno abbandonato così sto stronzo. Cioè, poi gli antidolorifici ce li hai fatti trovare una sola volta. Io lo picchio, basta. Qui c'è qualcosa che non va. Eh già. My life is shit. Abbastanza, Vannina, cioè. Cos'è quello? Ma non c'era prima. Cos'è quello? Non c'era prima. Cos'è? Io lo picchio. Ah no, è solo una cosa da calciare. Ma lo picchio comunque. Anche questo. Picchia tutto. Vuole che metto la bambola qui? Boh, magari però effettivamente non ho una brutta idea. Provaci. Come lo fa fare? Stronzo, noi abbiamo delle idee geniali e lui dice no. E poi dice locked. È un pulsante in
Poi cambiano le piastrelle, ma è comunque inutile. Il pulsante secreto. Cosa ci sfugge? Si vedesse qualcosa. Quello mi sta triggerando. È tutto carino il gioco, però. Questa roba di sangue c'era già. Sì, ma c'è scritto dai. Di nuovo. Ma sono sicuro che la soluzione l'avremmo vista se non avessimo avuto sta visuale. Sì, è facile. Questa è la roba che abbiamo tolto alla culla. Non capisco. Vedi, perché poi ci sono quelle piastrelle lì che sembrano più alte in rilievo, ma cazzo. Mi fanno una pava. Le texture... Aspetta. Cosa? Prova a fare a fare una foto dove c'è il pallino rosso e una dove c'è il pallino blu. Cioè, potrebbe essere la più grande cazzata della vita, però ce l'hanno data e effettivamente non l'abbiamo ancora usata. Potrebbe servire a qualcosa la foto, sì. No. Ah. Forse l'ha scritta. Yeah. Parita. What? Oh mio Dio, è servito veramente a qualcosa, mi patto da sola. È sparita. Anche dal calorifero. Sì. Cioè poi altre è servito a qualcosa. Sono sparite le scritte e poi siamo esattamente nella stessa merda di prima. Esatto. Però almeno adesso abbiamo le prove, abbiamo fotografato e possiamo denunciarlo per danni morali, perché ci ha detto esatto. Mori. Sì. La roba che poi serve. The old baby doll doesn't fit. Sempre. Ah. Dai, ma che cazzo dobbiamo fare? Irashai. Vannina, ti aiuti. Che trigger di merda quella cazzo di boccetta vuota di pillole che spero sempre siano gli antidolorifici e invece no, sono un dito nel culo. Infatti non doveva metterli verdi sto stronzo. No, mi sa che per stasera ci tocca droppare qua. Non è malaccio però, se non fosse per veramente la vista sfocata che è veramente terribile. Sì, cioè non mi può fare affrontare il gioco così, la gente perde la vista. Sì.
Sei un pazzo. Ma capisco due minuti, ma poi toglimela. Sì, è una specie di tipo mini stun che dice ok, ci vedi sfocato per X. Piuttosto fammi zoppicare, fagli fare dei suoni molesti, qualsiasi cosa. Però questo è veramente terribile. Sì, infatti, c'ha il 9% di vita, corre come un pazzo. Però non ci vede. Però non ci vede. Boh. E sono pure limitate. La cameoid. Sì, esatto. Non è mai stato così criptico fino adesso. Cos'è che non vediamo? No? Ci droga. Ci droga, ho detto niente. Sì, anche. Secondo me c'è la chiave di svolta è dentro quel cazzo di bauletto di merda. La bambola bisogna capire che serve, bisogna metterla da qualche parte, ma non capisco dove. Poi c'è sto foglio che non lo raccoglie. È l'unico che non lo raccoglie. Sì. Poi ci sono quei cazzo di punti rosso e blu che potrebbero essere tranquillamente riflessioni, cioè riflessi della luce, però sono uno rosso e uno blu. Io sto consumando tutta la luce che ho. Perché questo gioco ci sta facendo lo stronzone. Eh sì, sto genio mette luce limitata in un... e poi fa le robe criptiche che non si capiscono. Esatto. È stato tutto bello lineare fino adesso. È per forza in quella stanza la soluzione, perché sì. È l'ultima. Siamo qui, siamo entrati, non ci ha dato nulla. Va fatto qualcosa qui, ma non capisco cosa. Non abbiamo una chiave, non abbiamo un grimaldello, non abbiamo un cazzo. Abbiamo una bambola. La bambola non te la fa mettere sul sui... i cosini lì da nessuna parte. Il diario c'è, non lo apre, c'è scritto switch zoom slide. Ho capito, ma se voglio leggere il diario ha detto no. C'era un altro tasto? No, non c'è modo, cioè lui è da due ore che scrive su sto cazzo di diario, non ho mai potuto leggerlo. È timido, si vergogna, il bastardo. Sei bloccato su questo piano? Sì, non ci sono più stanze, Vannina, ci sono ste tre stanze. Il corridoio lì fuori. Abbiamo fatto le foto. E il bagno, basta. Ah, salve. È possibile che nel diario abbia scritto qualcosa, ma se non me lo fa aprire. Ah, guarda, c'è scritto lì: the jars are the key to open this drawer. The jars. Abbiamo. Cioè, i vasetti. Ah, uno da una parte, uno dall'altra. E fì, una rossa e una blu. Niente, siamo due storditoni. Non è vero, perché non ci ha mai fatto usare quelle robe lì fino adesso. E più che altro poteva... più che altro poteva metterli nell'inventario e farli usare. Che cazzo ne so io che li devo trascinare così qua, dai. E l'altro? Il cazzo è finito.
lo stick li hai finiti? Nemmeno me li indica. Dai, dovevano essere teoricamente di tutti e due vicini. Perché li avevano lanciati. Ah, guardala lì. Quella roba blu per terra. No, magari. No, no texture. Fanculo, lui è texture. No. No, erano due uguali, cazzo. Solo che l'altra è sparita. L'avevo sbattuta da qualche parte, mi pare. Ma le avevano lanciate tutte e due lì. Guardala lì, guardala lì. Non è blu, però proviamoci lo stesso. Ho sentito click. Sì. Cos'è sta roba? Il coso, il fluido dell'accendino, però. Cosa c'era scritto sul diario? Era adesso la strada in libera. Questa non si è mai aperta, mi sa che non si aprirà mai. No. E però ce lo illuminava di verde, la merda. Ora mi mettono una cassetta, un painkiller e andiamo a dormire felici. Mo che cazzo vuole quei libri qui? Oh no. Ok. Locked. Oh no, ha scritto nel diario. Prova il pulsante nascosto per sbloccare l'ascensore. Pulsante nascosto. I libri, palpa i libri. Magari devi tirarne uno. Brava, Genina. Però vediamo prima tutto. Tanto tutta la luce è andata a puttane. Pure la torcia scarica, abbiamo una batteria sola. È davvero l'ha caricata solo di quel pezzettino lì, che vita di merda. Sono senza parole. No. No. Boh, questo è il momento in cui si vannanna. Sì. Sono d'accordo. Ci fa ripartire da qui, quindi. No, no, qua è dove ancora devo accendere le candele, eh? No! Sì, sì, l'ultima volta ho salvato qua, il salvataggio è stato qui, l'ultimo. Che vita di stenti, Liquid. Se non sanno fare i giochi e mi fanno i jumpscare sì, che sì, mi... Sì, sì, no, ma non ce l'avevo mica con te. No, no, lo so, lo spiego per chi non sta capendo. Mi ha ucciso un jumpscare, perché questo stronzo qui ogni volta che c'è un jumpscare perde tot HP e a me con quel jumpscare lì l'ha ammazzato perché non avevo più vita, ma questo non mette più cure durante il gioco, io che cazzo devo fare? Ha messo un solo painkiller, magari ne avrò missati io, ma non credo di averli missati tutti tranne uno. Sì, cioè nel senso... O siamo proprio stronzi io e te, però. Vediamo, io lo lascio qua per ora. Però non lo so. Vediamo se ci tornerà la voglia, che se io ne dubito, però comunque. No, probabile che passeremo ad altri giochi, finisce sempre così, quando non sì. Si finisce un indie in una sera sola. Però vabbè, non ce la faccio più, basta. Nanna. Belloni, BBB, vi do la Smash Notches, vi do appuntamento a domani con, non ne ho idea, spero che domani la... che l'appuntamento... Il pomeriggio sei mica con Nori. Ah sì, domani c'è PUBG da Nori, sì. Ma è la sera che non so che fare, dovrei fare Elden Ring, ma... Io domani sera purtroppo non si fono. Lo fa. Il mio giorno libero, il sabato. Farò 80 ore di Elden Ring, dai. Troverò le forze. Buonanotte, belloni. Buonanotte.